Ah, siamo di nuovo qui, siamo bentornati in questo. Era un po' che non ci si vedeva, eh? Era un pochino, era. Dai, sono tornato questa volta sempre con i soliti due box. Fa dei rumori e pesa. Il loot crate e il loot anime. Sempre Crunchyroll, quindi mi sa che è una cosa che ormai va avanti a cuscì. Da cosa partiamo? Dai, decidete. Ah, va bene, partiamo dal loot crate normale. È proprio un'ottima scelta quella che avete fatto. Siete bravissimi a scegliere senza le dita. Lo apriamo subito? Lo apriamo oggi, facciamo tutto rapidissimo, tanto ormai sapete già tutto, fanculo, trovate tutto in descrizione, se non sapete un ca, quindi io non vi dico più niente, vi dico solo che a tema distopia. C'è anche scritto qua, c'è scritto. Distopia, distopia all'English, ossia post-apocalittico e non troppo bello, ecco. Va che bello, un Dorbs di Fallout 4 con, vedete un cran? C'è il riflesso, con quelli con l'armatura della confraternita di ferro o con l'armatura atomica se parliamo del 4. Bello, bello, lo metto sopra Wolverine. Poi, vediamo un po'. Matrix. Ma no, ma dai. Che cazzo ci faccio? Mi fanno schifo i puzzle. È un puzzle di Matrix. 300 pezzi di puzzle. E c'è questo qui. Mi fanno cacare i puzzle. La malieta, ma che cazzo, ma la taglia sempre più grossa me la mandano? No, è una L, sono grasso io, sono. Di Robocop, quello vecchio, però. Bene, bene. Dai, dai che ci siamo, dai. Passiamo subito a un'altra cosa bellissima. La chiave di Bioshock Infinite. Qua qui dovrebbe essere la chiave del faro, dei fari. Allora, non metta fuoco, vabbè, comunque la chiave di Bioshock Infinite ed è una chiave vera, posso farne la copia e mi piace un sacco, la faccio. Poi abbiamo qui una, boh, va bene, una latta di Terminator 2. Bello, bello, giustamente sarà di vero Terminator probabilmente. E la spilla, oh, vedi, così sono belle le spille con allora, le munizioni del Fatboy di Fallout. E per finire il solito volantello. Ah, dai, c'era roba bellina nel Mega Crate. Vediamo un po'. Ah, vedete, c'era la figure di Robocop, un case Matrix inspired, con anche una scheda grafica e una scheda madre. C'è scritto. Poi uno zaino di Fallout, tra virgolette giocattolo, una replica dell'uncino, quello per aggrapparsi ai cazzolini su Bioshock Infinite, e l'anthology di Terminator. Molto bello, molto molto bello. Ma non è finita qui, c'è il loot crate, che non ho, c'è la loot anime. A scavicchiare e Sundae, avete visto? Quanta estate c'è in questo lutanime? Partiamo subito con la maglietta. Ma che maglietta è questa? Ma cos'è? Yowamushi Pedal, quindi è quello del ciclismo, l'avevo sentito dire questo. Sarebbe tipo la sua maglietta di quando va in bici. Mi fanno cacare le magliette. Sono proprio una merda. Guarda che bellino. Guarda, guarda. Che a me mi fa cacare il gioco, però. È uno squid di. Quel gioco, appunto, che mi fa cacare. Di Splatoon, ecco. È bellino, però. Poi abbiamo
Una borraccia di Free, che è un anime che ho già sentito dire, me l'aveva detto sempre la Chikibe, ma non me lo ricordo. Mi ricordo solo che ha detto ci sono tanti omosessuali. Poi c'è un'altra cosa di Free che non è gratis. Pensavate voi. Luggage tag. Cosa sarebbe il coso da mettere nei bagagli? Ah sì. Ma quanto è pesantissimo. Posso mettere una roba così nei bagagli? Che poi vanno a peso e peso un chilo solo questo. E con... Ma che schifo, guardate. Era tutto ble. E dietro ci sono da mettere le cose con i personaggi di Fre. Solita portachiavi a forma di coppa con le ali, però sono fatti strabene, sono fatti questi. C'è questo, che è il primo numero di, appunto, quello della maglietta. Yoamushi Pedal. Ma che bello, è fatto... È molto bello, davanti c'è la scritta... Sono fatti strabene questi. In inglese, così voi stronzi che non lo sapete, vi attaccate al cacchio. E parla di il signorino che va in bicicletta. E finiamo col posterone. E ci saranno sempre le pere, eh? Ci saranno le pere questa volta. Chi vota sì per le pere? Lasciate like e... per le pere. La E ci sono? Sono coperte però ci sono. Vedi? Ah, vedi, questa qui è la coppa che abbiamo come portachiacchio. E niente, guarda, questa volta sapevo tutto io, sapevo tutto. Non ho visto niente di quelle cose lì, però sapevo tutto. Provate più tutto. Ho dato tutto. Vi lascio tutto in descrizione, ve lo ricordo, che poi non leggete, invece io vi dico leggete, che magari c'è scritto ah, frocio chi le... e allora si ride, invece no. Noi ci scriviamo le cose serie, non è che siamo così scherzoni. Quando c'è da fare i seri, siamo i seri. E poi, vedete, cliccate e poi se vi piace lo comprate, se non vi piace non lo comprate. E basta, si va a casa. Comunque, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e ci si vede la prossima volta con un nuovo video che unboxa. Io adesso devo andare a catturare i Pokémon, perché voglio fare l'allenatore di Pokémon da grande, devo allenare il mio Charmander. Ci si vede nel prossimo video.